Salve a tutti dal vostro GustruGus88, come state? Spero tutto quanto bene, io sono di ritorno dai regali natalizi, sto sul raccordo e faccio questo video con voi. Mi dispiace ovviamente che sto guidando, ma tanto il raccordo scorre, non si dovrebbe fare, lo so perfettamente, avete ragione, però insomma è tutto in sicurezza ragazzi, quindi non... Mi dispiace, ma o lo faccio adesso il video o non lo faccio più, anche perché i video su YouTube o li fai subito oppure è meglio che non li fai, altrimenti non te li visualizza nessuno. Questa è una triste realtà. Detto ciò, Maurizia! Maurizia! Ragazzi, allora, parliamoci chiaro. Ho sentito delle persone dire la Lazio oggi ha giocato bene, non meritava di perdere, siamo stati sfortunati. E in parte è vero, nel senso che abbiamo perso tantissimi giocatori strada facendo. Zaccagni, Pedro, non giocava Milinkovic, non giocava Luis Alberto. Acerbi non ha fatto sicuramente una prestazione importante oggi. Però, santa miseria! E allora, quando perdi perché perdi male è perché hai perso male. Quando perdi perché perdi bene perché hai perso bene. Quando sei sfortunato perché sei sfortunato. Ragazzi, una tre punti sono tre punti, zero punti sono zero punti. La sconfitta è una sconfitta. Poi è sconfitta perché sei stato sfortunato, perché ti hai messo i tacchetti sbagliati, perché il mondo ti è stato avverso, perché sei stato poco avveduto, non lo so, però una sconfitta è una sconfitta a casa mia, non so a casa vostra. Tre punti sono tre punti e zero punti sono zero punti. Dispiace, dispiace tanto e dispiace soprattutto perché come sempre queste sconfitte arrivano dopo una prestazione, scusate, un turno di Europa League. L'Europa League che purtroppo, diciamocela tutta, amici miei, è una competizione che alla Lazio non va di fare, scomoda evidentemente, e dalla quale spero di uscire presto, perché se questi devono essere i risultati poi in campionato, sti cazzi, tanto la voglia, le palle, i nostri giocatori di giocare due competizioni non ce l'hanno, non si concentrano. Il grosso problema, come sempre, è quello che abbiamo una squadra umorale, di persone che per un motivo o per un altro sono umorali, umorali, tranne i 3-4 che sono sempre i soliti che cito, cioè Immobile, Milinkovic, Pedro. Gli altri sono giocatori umorali. Felipe Anderson se gli va di giocare, anche se ultimamente proprio ormai non è manco più umorale, perché proprio non gli va di giocare, non gli va, è tornato un'altra volta in depressione, quindi non gli va più di giocare. Grazie al cielo c'è il raggio di sole, raggio di sole Zaccagni, ormai ve lo chiamerò così, raggio di sole Zaccagni, in mezzo al marasma delle tenebre biancocelesti che veramente quest'anno ormai stanno attanagliando questa stagione. Però ragazzi miei, se vi devo dire che bisogna giustificare la Lazio perché siamo stati sfortunati, no, abbiamo preso i soliti due gol in 6 minuti, quello che è una roba vergognosa che purtroppo quest'anno si ripete e si ripete più volte, e la colpa, come sempre dico, non posso darla all'allenatore, perché non penso che nessun allenatore del mondo, ok, avverta la squadra dicendo mi raccomando ragazzi adesso facciamo due gol, prendiamo due gol in 6 minuti, altrimenti qui non esce nessuno dal campo. Quindi la colpa è senza dubbio dei difensori. L'unico problema dei giocatori, volevo dire, l'unico problema che ovviamente si riscontra con Sarri è quello che vi dicevo sempre, cioè la sua idea di calcio, la sua utopia calcistica, che vuole una squadra sempre e comunque seguire quel registro, quindi il registro dell'aggressività, il registro della difesa alta, il registro del 4-3 ad oltranza, eccetera eccetera, e anche in situazioni emergenziali si continua sempre col stesso canovaccio tattico, non si cambia mai perché secondo lui quello è il credo giusto. Quindi questa è l'unica critica che posso fare all'allenatore, ma è una critica che, come vi ripeto, è una critica non ci sta, perché Sarri è così, quindi quando lo compri lo sai che è così, non è che poi puoi dire è come se compri Zeman e poi gli dici Zdenek, sto 4-3-3 a rotti i coglioni, ho capito, ma quello fa quello da quando è nato, non è che adesso no, arriva il pinco pallo di turno e lui cambia schema tattico. Quindi il problema è questo ragazzi, il problema è che è una squadra umorale, è una squadra che non ha, è un cantiere aperto, non abbiamo una vera e propria spina dorsale, perché Acerbi forse inizia a pesare in Acerbi l'età che avanza, oppure non è più motivato come prima, sicuramente, come ho ripetuto più volte, non è un difensore da 4-3-3 linea alta, perché è un giocatore lento, macchinoso, non
è di certo un difensore che si esprime al meglio in campo aperto. E poi, ragazzi, abbiamo delle seconde linee che non sono assolutamente all'altezza dei titolari, questo è un dato di fatto, e quindi quest'anno siamo un cantiere aperto, work in progress proprio, work in progress. L'unica cosa che spero veramente è di uscire da sta cazzo di Europa League, ma non perché io non tengo l'Europa League, io tengo tantissimo l'Europa League, ci tengo oltremodo, io la vorrei vincere l'Europa League, però non è che la posso vincere io, non la puoi vincere tu, non la può vincere chi per noi da casa, la devono vincere i giocatori e la società deve anche far, diciamo così, passare il messaggio che l'Europa League non è una competizione alla quale bisogna semplicemente qualificarsi e poi giocarla, vabbè, vada come vada. No, una volta che ti qualifichi la devi anche cercare di vincere, a prescindere da quelle che sono le squadre che fanno parte della competizione stessa. Se l'Europa League cala il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il Manchester United, te giochi col Bayern Monaco con la speranza di vincere, non con la cosa di dire vabbè, tanto ormai no. È così che si crea una mentalità. Invece no, noi non ce l'abbiamo. Abbiamo giocatori umorali, abbiamo giocatori e tifosi, tra l'altro, che dicono vabbè, ma tanto più di quello che puoi fa, che puoi fa, puoi cercare di vincere le partite, mortacci tua. Quindi quest'anno, ricapitolando, è un anno di transizione, massima fiducia all'allenatore. Speriamo che già a gennaio si possano vedere dei barlumi di luce in chiave di mercato, con degli acquisti mirati, voluti e funzionali al progetto di Sarri. Speriamo di liberarci di alcuni, purtroppo, cocci rotti che non possono più far parte del sistema di gioco laziale. Uno fra tutti, Luis Alberto, perché francamente è un pesce fuor d'acqua ed è un pesce anche particolarmente pregiato, quindi forse riusciamo a venderlo, a monetizzare. Sono veramente, e da questo punto di vista, veramente deluso da Felipe Anderson, che ha fatto un inizio di stagione convincente, sembrava poter tornare il giocatore che si era espresso tanto bene in quei mesi in cui ha fatto vedere di essere un giocatore di livello, ma che evidentemente invece è regredito al giocatore che poi in realtà poi abbiamo salutato perché non sembrava più funzionale, non al nostro progetto, a nessun progetto, e adesso come adesso è veramente irritante vederlo giocare, e di questo mi dispiaccio perché io ritengo, come sempre ho detto, Felipe Anderson potenzialmente un campione, ma purtroppo col potenzialmente ci fai ben poco, quindi ben vengano giocatori magari meno bravi ma che abbiano le palle, perché poi nella vita ci vogliono i pall, ok? Perché sennò stiamo parlando del nulla. E grande delusione. Io purtroppo non salgo sul carro di quelli che dicono siamo stati sfortunati un cazzo. Hai preso 2 gol in 6 minuti e purtroppo siamo recidivi, la storia della Lazio è piena di queste vicende. Quindi massima attenzione, massima proprio anche come posso dire, massima più che attenzione, massima vergogna, cioè massima non si dice, cioè vergogna per questa sconfitta. Bisogna vergognarsi di aver perso col Sassuolo in questo modo, non perché il Sassuolo sia una cattiva squadra, un'ottima squadra, abbiamo però preso 2 gol in 6 minuti e ogni volta che c'è un incontro dopo una partita di Europa League noi la perdiamo giocando in maniera poco avveduta, ok? Quindi io non credo alla sfortuna, non credo che siamo stati sfigati, credo che una squadra addetta anche della società costruita per vincere debba vincere, ok? Anche se ha fatto un impegno d'Europa League qualche giorno prima, altrimenti stiamo parlando del nulla e a me parlare del nulla non va. Quindi vergogna per questa sconfitta, complimenti al Sassuolo, andiamo avanti, si faccia qualcosa in chiave di mercato, si abbandonino giocatori non funzionali e si smetta soprattutto, come sempre, di pensare che l'Europa League sia una competizione così. O la si gioca come si deve, oppure noi ogni anno qualifichiamoci e poi gironi facciamo giocare la primavera, così i titolari non si scansano, i titolari non si stancano e la smettiamo di prendere queste figure di merda.